Pronti? Oh. Ed eccoci alla terza finale di giornata e si chiude il programma dei cadetti con la spada maschile. E questa è la prima semifinale che vede impegnati Cristiano Sena delle Fiamme Oro e Federico Varone della Penta Modena. Cristiano Sena, il longilineo atleta delle Fiamme Oro, che ha fatto parte della squadra azzurra che ai recenti campionati europei Under 17 ha conquistato la medaglia d'argento. Partecipato anche al mondiale, è stato il migliore degli azzurri, dodicesimo. Intanto Massimiliano Campagna, arbitro di questa semifinale, blocca i due perché arriva il primo giallo di passività. Un minuto senza stoccate. Cristiano Sena è il numero uno dopo i gironi, l'unico delle prime otto teste di serie ad essere approdato alla finale a otto, così come spessissimo accade nelle gare di spada, ci sono state molte cadute eccellenti, prima fra tutti quella del campione europeo Leonardo Cortini. Il secondo punto di Varone, scusate, Cristiano Sena classe 2006, Varone classe 2007. Il primo punto di Sena. Siamo ancora molto chiaramente nelle fasi di studio. Vantaggio Varone 3-2. Vedete come ancora i due si cercano di capire dove poter arrivare. Adesso tira dritto dentro Sena. Ancora in vantaggio Varone. Due punti di vantaggio per Varone. Sempre in pressione Sena e quando trova il tempo sul primo passo, vedete, riesce a entrare dentro, molto bravo. Punteggio elastico ancora. In parità i due. E siamo ormai alla pausa. Prima frazione che ha detto poco. Finisce qua. Ho detto poco perché i due sono ancora alla ricerca della strada giusta per arrivare alla stoccata e quindi
il libro verrà scritto al termine di questo minuto. Eccoli qua i due contendenti. Con questa ricerca della stoccata in primo tempo, Senna, vedete, va in pressione, poi aspetta il punto giusto per poter entrare dentro, soprattutto per far valere la sua prestanza fisica. Adesso un colpo doppio, Barone è partito da lontano, ha cercato di sorprendere l'avversario, è venuto fuori un doppio, difficile ovviamente con un atleta di 1,90 m partire ferro libero, bisogna essere rapidissimi. Senna adesso spara un arresto sulla partenza di Varrone, Varrone un pochino velleitaria, devo dire. Ci riprova Varone, viene fuori un colpo doppio, 8-7. Avete visto, si è girato Varone, si prende il cartellino giallo. Però trovato subito il punto del meno uno. Ancora Senna riesce a toccare nel corpo a corpo, chiede il video Varone. Curiosamente non viene nemmeno concesso, probabilmente si sono spiegati i due. Ancora un colpo doppio. Questa partenza di Varone, vedete, parte proprio con poco criterio, nel senso si mangia subito un passo di misura e in pratica la punta di Senna è già lì, non mi serve nemmeno farla a fondo per toccare. 12-9.
ancora. Non è questo il modo per mettere in difficoltà un atleta molto più alto. Occorre pressione, occorre portarlo a fondo pedana, occorre farlo partire eventualmente. Se parti tu è difficile. Ovviamente Guarone deve anche rimontare, quindi qualcosa deve fare, ma probabilmente deve lavorare un pochino di più sulla pressione, sulla misura. Il tempo c'è, perché c'è anche la terza frazione. Però il punteggio ora dice 13-9 per Sena. E quindi eccoci alla seconda pausa, frazione ovviamente favorevole a Cristiano Sena. Panoramica sul pubblico, ambiente di Padova Fiere che è stato allestito veramente in modo impeccabile, con le tre zone separate, la zona della finale, la zona delle pedane colorate e poi la zona delle pedane per i gironi. Vedete sullo sfondo Varone con il maestro Davide Alessandro, mentre Sena era seguito da Marco Vannini. Riprende il match. Ha bisogno di pazienza, ma anche di tanta fatica da fare Barone, perché deve spingere l'avversario. Deve fare in modo che si muova. Ovviamente Sena non ci pensa nemmeno. Sta lì, tranquillo. Oltretutto, se arrivasse il rosso passività, vorrebbe dire 14-10. Infatti viene scandito il tempo a Varone, ma parte diritto Sena, porta a segno la stoccata numero 14. Ed eccola qua, stoccata finale. E quindi il primo finalista è Cristiano Sena.